Bene, proviamo ora in questa lunga sequenza di video su Mindtest come installare Mindtest su Windows 10. Allora, su Windows 10 occorre ovviamente andare su un motore di ricerca e cercare Mindtest e abbiamo i vari downloads. I downloads li troviamo per Windows e abbiamo tutte versioni portabili. In questo momento siamo nella versione 0.4.16 e ci prendiamo la versione portabile a 64 bit, che è quella più diffusa. Casomai aveste un computer particolarmente vecchio, potreste dover installare una di queste. Quindi andiamo Mindtest 0.4.16. Ok, quindi viene lanciato sotto Downloads la versione Mindtest 0.4.16 e vedrete. Adesso ce n'è già una, quindi la chiamiamo video. Ok, è uno zip. E quindi sono 14 megabyte che, come vedete, arrivano abbastanza rapidamente. Li apriamo nella cartella, 14 megabyte, e facciamo l'unzip. Io uso di solito questo 7-zip, quindi apriamo l'archivio oppure facciamo direttamente l'extract qui, to Mindtest 0.4.16 Win64 video, e quindi viene decompresso l'archivio. A questo punto lo andiamo a cercare, quindi ordiniamo per nome. Mindtest, andiamo a cercarlo in cima dove ci sono tutte le cartelle e abbiamo Mindtest 0.14.16 Win64 video. In questo caso ho fatto un'altra cartella, quindi eventualmente prendete queste cartelle e la spostate dove vi interessa. Quindi entriamo dentro, qui andate sotto bin e qui infine avete Mindtest.exe. Facendo Mindtest.exe entrate e vedete che abbiamo la possibilità di giocare localmente. Mettiamo magari Creative Mode, mettiamo tutto, ma neanche, ok, facciamo senza host server, quindi Creative Mode Enable Damage e qui creiamo un nuovo mondo, quindi New, il mondo lo chiamiamo Win10, Win10, Seed. Se mettete lo stesso numero, verrà lo stesso mondo. Lasciate tutto il resto inalterato. Potevate anche non mettere il seed se volete un mondo assolutamente casuale. Fate create e poi fate play game. Vi chiede l'allow access e siamo già praticamente a posto. Facciamo escape e vedete che abbiamo il nostro mondo. Quindi abbiamo tutto configurato. Ecco, l'unica cosa qui che suggerisco è di andare, quindi Exit to Menu, andiamo nei Settings, Advanced Settings, e qui cercate DPI, invio, e anziché 72 mettete 100. In questo modo i messaggi di sistema vengono un pochino più evidenti. Back to Settings. Torniamo a Local Game, giochiamo al nostro gioco, Play Game. E quindi qui abbiamo il nostro mondo, vedete? E qui possiamo tranquillamente giocarci. Adesso il prossimo video sarà unificato per tutte le architetture. Grazie per aver visto, buonasera.